Sono Luca Lucini, regista. Ho raccontato diverse volte storie d'amore nei film, ma è la prima volta che mi capita di raccontarne una in questo modo. C'era questa mia amica che mi ha mandato questo link in cui c'era questa proposta di un matrimonio da sogno e ho detto, caspita, allora bisogna tentarlo. Oggi ti faremo qualche domanda sulla persona che vuoi sposare e più in generale sulla vostra storia. Mentre parlavo, poco distante a me c'era un ragazzo che prendeva appunti e uno invece che disegnava. Ti ricordi com'era vestita la prima volta che l'hai vista? Una gonna e una camicetta a righe, blu mi pare. È una maglietta verde lucida. Dove vi siete dati il primo bacio? Fuori da un cineforum all'aperto. Quando stava scendendo dalla macchina l'ho presa proprio di forza il braccio e gli ho dato il primo bacio. Qual è il gesto più romantico che hai fatto per lei? Sicuramente rinunciare al derby. La notte di San Lorenzo ho deciso di riempire la stanza con tutte delle stelle luminose. Se la tua storia d'amore dovesse diventare un film, che titolo gli daresti? San Lorenzo, perché ci ricorda quelle serate, la prima volta che siamo andati alle colonne di San Lorenzo. Ogni storia aveva un suo titolo, una sceneggiatura, una possibile colonna sonora. Ma una storia in particolare ci aveva colpito più delle altre, quella di Michelangelo e Martina. Per aiutarlo a realizzare una proposta di matrimonio da sogno, abbiamo trasformato la sua storia d'amore in un film, ricostruendo assieme a lui ogni dettaglio. Mancava solo una cosa, il finale. Siamo pronti. Tu sei pronto? Il finale l'abbiamo girato dal vivo davanti a 100 spettatori, nascoste in sala le persone più importanti della loro vita. Martina pensava di vedere un semplice film, non immaginava di essere lei la protagonista. Mi ero preparato un discorso lunghissimo. Ti amo tanto. Voglio passare il resto della mia vita con te. Mi vuoi sposare? Sei accorto che sono?